Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Oggi siamo qua con un nuovo haul. Sono completamente struccata, ma poi capirete perché. Sono davvero così al naturale. Bella, mi è arrivato l'ordine di Shein. Finalmente ho ceduto anch'io a questo tartassamento Shein e ho detto, beh, proviamo, guardiamo com'è, guardiamo come sono i tagli, guardiamo come si adattano su di me. Ora, ho fatto questo primo ordine abbastanza sostanzioso, quindi dovrei aver fatto al contrario, perché poi ho intenzione di fare un ordine un attimino con altre cosettine, guardando un po' come sono le taglie, fondamentalmente di costumi per fare pole dance. Ora, sono struccata perché ovviamente ho ceduto anche alla parte di Shein Glam, ovvero quella dove sono i trucchi, e visto che volevo fare una cosa seria, non solo di swatches, volevo farvi vedere un po' quello che ho preso anche di trucchi e provare un po' com'è la qualità con voi. Allora, i pacchi sono questi. Ho già aperto perché non credevo sarebbe arrivato in così poco tempo. Ora, togliamo tutti quanti i vestiti e partiamo con i trucchi. Allora, i trucchi sono questi qua. Ho preso due palette, un eyeliner, un brillantino e poi un primer occhi per mia mamma. Quindi questo qui non lo proveremo, però proveremo le due palette, l'eyeliner e i brillantini. Andiamo ad aprirle. Allora, nella scatolina di carta c'è l'eyeliner. Ecco qua, packaging bianco con questo tappino ombre, che ricorda il colore che è dentro perché ultimamente mi sono fissata con il lilla. Il tratto sembra bello pulito e scrivente, andiamo a vedere poi come si comporterà nell'occhio. Allora, le palette promette bene il fatto che siano così ben impacchettate. Abbiamo questa plastica qua intorno, appunto, che dovrebbe averle protette da eventuali urti, quindi andiamo a vedere se sono integre. Eccola qua, promette molto bene con questi colori, sono davvero belli, forse un po' estivi per il clima, ma non mi interessa, mi piacevano, li voglio provare. Passiamo alla seconda palette, stesso discorso, plastica incelofanata all'interno dell'altra plastica, e andiamo a vedere che colori ci sono all'interno. Anche qui ovviamente scatolina di carta e dentro c'è la palette, è un po' più grande dell'altra e anche questa qui ha dei bellissimi colori. Avete presente l'armocromia? Non mi interessa niente, se questi non sono i miei colori io li volevo. E poi abbiamo i brillantini di Shein Glam. Ho un altro prodotto che mi ha fatto provare a prendere questi brillantini, che mi ha regalato la Sabina, che è un illuminante e è una cosa meravigliosa, straresistente. Sul toning del blu, ora vediamo, perché se ci sta bene magari ci mettiamo anche quello, anche se più che altro vorrei provare quella, però dovrei fare una cosa decente perché ho da uscire e quindi vorrei avere un trucco portabile, nel senso devo andare a fare la spesa, quindi non mi sarei mai truccata per un evento del genere, però visto che sono arrivati, perché non provarli? Oh, promette molto molto bene. Oh sì sì. Quindi adesso, prima di passare a tutti i vestiti, ci trucchiamo. We'll be right back.
sono impressionata. Cioè, una palettina questa qui da 7 e quell'altra da 6 euro, fare un lavoro del genere. Cioè, ero già abituata a Essence e Catrice ci hanno insegnato che a volte il prezzo non vale quello che si va a comprare, ma cavoli! Allora, ovviamente non la posso paragonare come qualità alle mie palette di Kat Von D, di Urban Decay e quant'altro. Fondamentalmente soltanto quelle. Cioè, nel senso, però parliamo di una differenza di prezzo di 10 volte tanto, ragazzi. Cioè, cavoli! Ovviamente per far risaltare meglio i colori, soprattutto il fucsia, avete visto, ho utilizzato una base bianca, ma lo faccio con tutti quanti gli ombretti, nel senso non è che ho fatto un trattamento di favore a queste due palette. Non hanno lo specchietto incorporato, ovviamente, ma per il prezzo non chiedevamo tanto, ma io sono rimasta impressionata dal glitter. Cioè, ma avete visto questo glitter, che lavoro ha fatto? Ho provato anche gli altri e devo dire che a livello di glitter glitterano, quelli che sono praticamente glitter pressati. Gli altri shimmer ho notato che, insomma, nel senso, scrivicchiano, ma non sono tutta questa gran bomba di colore. Sono davvero entusiasta di queste due palette, mi piacciono tanto. Fanno un po' di fallout, come avete visto, però non è niente di esagerato, nel senso, secondo me, se avete voglia di provarle, perlomeno vi parlo di queste due, sono strapromosse. Anche le liner, ha scritto sopra le polveri, con un tratto continuo, senza interruzioni, e il colore, nonostante avesse un fucsia sotto, è bello pieno. Ovviamente sul glitter non ha fatto un gran lavoro, perché il glitter ovviamente si sposa, doveva colorare il glitter, ma quello lì è un problema che avrebbe qualsiasi tipo di eyeliner. Devo dire che sono stra soddisfatta per ora di queste due palette. Quindi ora andiamo subito a vedere che cosa ho ordinato di vestiti, così andiamo a provare il tutto quanto, che se siamo partiti così bene di trucchi, mi aspetto che i vestiti proprio pam 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 pam. Allora, questo è l'illuminante che mi ha regalato la Sabina, e questo invece è l'illuminante che ho comprato oggi. Io spero voi riusciate ad apprezzare la meravigliosità dei riflessi di questa roba. Ho fatto delle foto con questo illuminante qua e sono proprio delle bombe di luce. Sì, questo qui, ok, è un po' bimbo minchioso con le stelline e le lunette, ma sono un po' bimbo minchia a volte. E stradoro. Ora passiamo veramente vista. Come avevo anticipato, sono andata un po' in fissa con il lilla. Non so che cosa mi sia successo ultimamente con questi colori chiari, sarà la vecchiaia, i 30 anni che avanzano, non lo so. Però sono andata un po' in fissa con questi colori chiari del lilla. Volevo comprare dalla collezione pastel della Killstar la gonnellina, appunto lilla, carina. Però poi ho pensato che alla fine non era niente di speciale, così come il vestitino. E alla fine ho ripiegato su Shein. Faccio vedere, partiamo da una cosa nera, perché così sfatiamo il fatto del lilla. Allora, io adoro queste bustine, davvero, ma non credo che le riutilizzerò mai nella vita. E preferirei le cannucce di plastica invece alle bustine di plastica nei vestiti, ma questa è un'altra storia. Allora, il primo pezzettino che ho preso è per fare pole dance. So, sono monofilmatica, ma non... Però, cioè, è questo top con queste manitesche che tengono le tette. Ha quel tocco di trash, lo ammetto. Ho preso praticamente tutte quante XL, che dovrebbero essere una 48 italiana, 44 europea, 12 US. Quindi vediamo un po' se la taglia è quella giusta, speriamo, incrociamo le dita. Poi passiamo a un capolilla, questo qui viene da Runway, non so se vi ricordate quando Runway esisteva al di fuori di Shein. Ricordi di una vita passata, praticamente 10 anni fa. E è questa gonnellina lilla con questa taschina qua davanti. Il materiale è molto leggero, ma io non sento praticamente mai freddo, quindi vediamo un po' com'è. La taglia potrebbe essere quella giusta, speriamo. Poi passiamo ad un altro capo nero. Allora, sapete qual è la cosa bella? È che non puzza di morte cinese. Cioè, avete capito? Io lo chiamavo il virus cinese, ma da quando è successo tutto evito di chiamarlo così. Poi ho preso questo crop top nero a rete.
semplice, carino, ce l'ho anche viola scuro e mi piaceva prenderlo anche nero, quindi l'ho preso anche nero. E poi passiamo agli ultimi due capi, lilla, purtroppo lilla. Allora, questa magliettina qua, che se non ricordo male della magliettina ho preso una 46-44, perché era la taglia più grande che c'era e quindi spero che mi vada. Allora, vediamo un po'. Sì. Size L. Vediamo un po', è una taglia sotto tutto il resto, e appunto questa magliettina lì l'ho pagata 3 euro, con questo scollo rotondo qua davanti, poi tanto la vedrete meglio indossata. E poi arriviamo a quello che aspetto con più fervore e che spero che mi stia, non sapete quanto spero è che mi stia. Sono questi pantaloni in PVC lilla, lucidi, sì, quel tocco di trash che non guasta mai, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io questi pantaloni li volevo da una vita a lilla, così che quando è uscita la collezione pastel quest'estate della Killstar, speravo la Killstar partorisse un paio di pantaloni in PVC lilla, ma li ha partoriti in velluto, li ho comprati lo stesso perché sì, però speravo li partorisse anche lilla. Ora, sono molto appiccicati, ma non sono danneggiati, ma sappiamo che il PVC purtroppo tende ad appiccicarsi un po', oddio. Spero mi entrino, non sapete quanto spero che mi entrino. Praticamente io questi pantaloni me li sono immaginate poi con sopra del si chiamano arnesta anche per le gambe? Sapete che non lo so, vabbè, tutte quelle cose in pelle molto fighe, anche che da cintura che prendono, avvolgono la gamba. Puntavo sul lilla proprio perché è l'unico colore chiaro che io porti, e la pelle, solitamente gli arnes li fanno neri, non ho tantissima pelle colorata, eccetera, quindi speravo che di trovare poi un paio di pantaloni lilla. Poi dopo c'è l'ultima cosa, ma che era l'omaggio che mi ha dato Shane, se spendevi tipo sopra i 50 euro, sta roba ho speso tipo 50 euro. Dopo riprendo l'ordine, magari così vi dico anche i prezzi della roba che c'è ancora, vi metterò i link nell'info box se me ne ricordo. Se me ne dovessi dimenticare ditemelo, che vedo di rimediare. E era questo astuccio con i cactus, che non so che cosa ci farò, ma qualche cosa ci farò. Magari ci potrei mettere i pennelli sporchi quando vado in giro, in modo da averli tutti quanti insieme da lavare. Adesso cambiamo stanza e andiamo con lo sfondo viola a provare tutti i vestitini. Allora, chiamiamolo outfit numero uno. Scusate sempre per il rimbombo, ma ancora purtroppo la situazione è questa. Però volevo lo sfondo viola con le prese, tra l'altro ancora vuote, ma facciamo finta di niente, like solo per questo. I pantaloni, la taglia è perfetta. Leggermente larghi qua dietro, ma io con i pantaloni ho sempre questo tipo di problema, appunto avendo molte forme ci sta che in alcuni punti appunto mi siano più larghi per stare giusti in altri. Il materiale non si sa quanto durerà, è molto sottile, lunghezza perfetta, non so se notate, proprio, arriva proprio fino in fondo ai piedi, quindi stra ottimo. Il top è largo, esagerato, larghissimo, e sinceramente, visto che è un top che dovrebbe sostenere il seno, mi immaginavo qualcosa di un attimino più attillato, visto che era anche regolabile. Qua davanti ho stretto al massimo, però laterale ancora avanza. Non è un problema, come vi dico sempre, le cose preferisco restringerle che mi stiano piccole. Mi sta prendendo tra l'altro un pochettino di freddo, ma vabbè. Dietro sono così. Quindi direi che pantaloni super top, proprio 10 su 10, diamo, e mentre il top un po' meno, non tanto per la fattezza, molto carino, ma per il fatto che la taglia appunto è larga e lo devo assolutamente ristringere. Adesso andiamo con il cambio numero 2. Ecco qua, questo è l'outfit numero 2, la magliettina sa molto di ero una pornostar mancata e non ho avuto il coraggio, quindi mi sono buttata su YouTube. La gonnellina, devo dire che è molto molto carina, come vi dicevo il tessuto è estremamente leggero, nel senso è una minigonna, quindi ci sta che il tessuto sia leggero. La magliettina la adoro, nonostante sia una L mi sta molto meglio dell'XL che avevo preso, quindi molto probabilmente forse per il sopra è meglio che io prenda una L, mentre l'XL per il sotto sembra appurata. La gonnellina magari avrebbe bisogno di una stiratina,
Perché ho comprato una gonna pieghe che poi ne posso che la devo stirare, non lo so, mi sto già odiando per questo. Dietro è così. Ma comunque questo che outfit è abbastanza solo una spogliarellista, perché c'è prima anche la tasca per le mance, non ci avevo pensato. Eccola qua, semplicissima, nera, molto crop top. Forse un attimino più lunga sarebbe stata più carina. Non lo so, sicuramente nel sito c'era ma non l'ho trovata. Però nel senso il suo lavoro lo fa, nel senso tanto a me importa più che altro sempre di coprire la parte qua su alta, perché spesso e volentieri ho roba strafitta alta. Mi piace, sta bene la taglia giusta, anche del sopra questo che avevo preso un XL, mentre questo mi va bene, il toppettino no, capiamo perché. Però devo dire che sono stra soddisfatta. Allora, visto che questa roba di Shein mi è piaciuta così tanto, procederò alla seconda parte con un ordine e quindi adesso vediamo lo spacchettamento della seconda parte. Eccoci qua con la seconda parte. Allora, non vedo l'ora di aprirlo, so già che manca una magliettina che magari vi dirò di far vedere lo spacchettamento magari di quella singola, ve la faccio vedere direttamente indossata quando mi arriverà. Allora, nel frattempo ovviamente è passato un bel po' di tempo, quindi ho avuto anche modo di, come dire, sperimentare la palette, quella che mi era arrivata. Infatti il trucco di oggi è fatto, a parte le liner e il mascara, completamente con prodotti Shein e anche il fondotinta, vabbè. La parte ombretti, ok. Allora, sono un bel po' di cosine, ma adesso andiamo a guardarle una per una. Ah, partiamo con questi che sono dei semplicissimi calzini, cioè praticamente li vendevano a coppia. C'è questo paio viola con i disegnini neri, questo paio nero con i disegnini viola, ma non è lo stesso viola dei calzini, quindi non so perché li vendano a coppia. No, scherzo, non siamo così fiscali. Ha questo disegno tipo faccia zucca di Halloween sul retro. I calzini sono sempre utili, chi è che non ama i calzini? E questa è la vera domanda. Andiamo con quest'altro accessorio che è un choker. Ai miei tempi, quando io ero giovane, una punk ribelle, si chiamavano collari. Quanto tempo è passato da quel momento? E niente, era viola. Il viola è uno di quei colori che non è che mi piaccia tanto, però sa, cerco di farmelo piacere. Nel senso, un collarino semplice con la chiusura, tra l'altro a cintura, non quelli con il bottone automatico, e io preferisco queste con la chiusura a cintura, perché quelle con il bottone automatico puntualmente mi ci si incastrano i capelli e che non li porto proprio strettissimissimi, però così mi piace, voi che dite? Altre due cose che non sono vestiario: questi anellini qua, uno nero con una luna incavata e uno praticamente come se avessero preso quella luna che hanno incavato e ci hanno fatto un altro anellino, carini, a fascia, ora li proviamo. E poi tre paio di ciglia finte. Questi sono gli anelli, mentre queste qua sono le tre paio di ciglia finte. Queste qui forse un pelettino esagerate, mentre queste ci stiamo, queste qui davvero molto molto naturali. Non vedo l'ora di provarle e vedere un po' come risultano sul mio occhio, ma adesso passiamo alla parte vestiti. Ok, procediamo con una cosa che non è mia, ma che ho comprato ad Alessandro, che è questo costume qua, molto carino. La taglia sembrerebbe che la possa fregare anche io, quindi sì, ci siamo, fantastico. Questo costume, tessuto molto leggero, dentro ovviamente non c'è la rete, gli toccherà portarci le mutande, però i colori erano davvero troppo troppo carini, quindi vediamo poi un po' come è addosso. E poi passiamo a due costumini per me. Di questo ho paura perché è una mezza taglia sotto la mia. Io solitamente prendo sempre tagli più grandi, ma questo costumino mi piaceva da morire e lo volevo assolutamente prendere, anche se non so se ci entro. Se non ci entro potrei piangere, perché mi piace davvero davvero molto, e potrei piangere perché per entrarci dovrei aggiustarlo. Non sarebbe la prima volta che compro dei vestiti per poi aggiustarli per poterci entrare in maniera perfetta, ma solitamente è sempre che io debba togliere stoffa, non aggiungerla, quindi non saprei nemmeno come fare se non mi dovesse stare. Ma sto parlando in maniera logorroica e senza prendere fiato, perché sono preoccupata del fatto che non mi stia. Sì, mezza tetta mi ci entra, la coppa può andare. Non che costumi della mia taglia solitamente mi ci entrano tutte, però appunto ha praticamente questa parte qua. Mi piaceva tanto il fatto che avesse i cuoricini. Saranno fermi i cuoricini? Molto probabilmente no, e dovrò bestemmiare per farceli stare. Mentre la parte sotto è questo slip qua, che mi sembra tanto piccolo.
oh ragazzi, se mi sembra piccolo, che ha di nuovo questo cuoricino e questa parte qua, tanto poi magari si capisce tutto quanto meglio indossato. E poi veniamo al pezzo forte. Questo qua dovrebbe essere la mia taglia, ho un capello in bocca e non capisco da che parte venga. È una palese, palesissima imitazione della Keystar, ma per imitazione, non so se vuol dire che la Keystar continua a far produrre in China e i cinesi gli rubano i modelli e di conseguenza ce li rifanno. Peccato che non ha la parte del pentacolo, ma questo anello, ma è fottutamente quello della Keystar. Non vedo l'ora di andare a provare tutto quanto. Vedete, posso lanciare una nuova moda per l'estate? Calzino fashion Shane con zucchette sul talone da killer, mentre salendo su appunto abbiamo il costume che è di Alessandro, ma che visto che mi sta potrei pregarglielo anche io per quando andiamo in spiaggia, molto 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 carino. Sicuramente mi starà meglio perché appunto io qua i fianchi e qua sui fianchi mi tira un po', ma andiamo a provare gli altri due. Allora, è piccolino, nel senso questo qui era una 44-46, io porto una 48, sapevo benissimo che comunque era qualcosa di più piccolo di quello che avrei portato io. Purtroppo non ve lo posso far vedere anche la parte di sotto perché sennò YouTube ovviamente mi demonetizza il video e mi demonizza il canale. Quindi se volete vedere magari la cosa completa, quando uscirà il video farò uscire anche le foto su Instagram, magari non vi dico in contemporanea, però nel senso se il video è uscito già da qualche ora, perché quando escono i video solitamente sono al lavoro, ma queste sono cose mie. E niente, la parte su alta mi sta abbastanza bene, è piccolo lo spazio sul seno, però nel senso, vabbè, non strabocca, sono abituata a portare costumi in questa maniera. La parte dietro è fatta in questa maniera. Lo slip non lo potete vedere, però mi stringe leggermente sul fianco perché appunto ve l'ho detto, è una taglia e mezzo sotto la mia, però neanche troppo traumatica la cosa. Adesso andiamo a provare il costume, quello Keystar, che è della mia taglia. Questa è decisamente la mia taglia, questa che è XL, una 48 come la spacciano appunto sul sito. E niente, non c'è niente da dire, l'ho preso per fare pole dance, ma credo che ce la farò soltanto a casa perché il rischio di fuoriuscita c'è, perché non l'ho comprato dal sito ufficiale per il fatto che avevo paura che mi uscissero le tette, perché avevo visto che era molto piatto, perché continuano a fare cose per le persone troppo piatte, ma se io ho una determinata corporatura la probabilità che abbia qualcosa è alta, ok? Quindi nel senso dovrebbero fare un attimino più a coppa, ma questa è un'altra storia. Dietro è fatto in questa maniera, qua ha l'allacciatura, no, questa qua è l'allacciatura reggiseno, si allaccia poi dopo qua dietro il collo e qua non so che cosa, ah sì, questo qui è fisso e poi dopo niente c'è lo slip, è fatto a perizoma, per ovvie ragioni come ho spiegato prima non vi posso far vedere qua su YouTube esattamente com'è, di conseguenza sempre Instagram che trovate giù nell'info box i link. Allora, in realtà non me ne ero accorta, ma era arrivata anche questa magliettina. Sono andata giù e ho fatto, oh, un pacchettino! E quindi niente, non c'è nessuno spazio temporale. Questa qui è l'altra magliettina appunto che avevo ordinato. Momentaneamente sono anche senza reggiseno, quindi devo dire che non è neanche troppissimo trasparente, ma un po' trasparentina sì, quindi nel senso reggiseno chiaro sotto ci andrà. Dietro è fatta in questa maniera. Niente, questo qui era tipo stringivita, pantaloncini diversi da quelli che ho sotto, ha queste cose gonfiettine, queste manichine gonfiettine, molto fuffosettine, molto carina, stra approvata. E niente, questi sono tutti quanti gli acquisti che ho fatto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che anche gli acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere con un commentino qua sotto qual è quello che mi sta meglio, qual è quello che mi piace di più, qual è quello che vorreste comprare. Di tutto quello che riesco a ritrovare vi lascio il link giù nell'info box, se mi dovessi dimenticare fatemelo presente perché sapete che sono un po' dimentica. E niente, ora c'è la Phoenix che mi sta passando dietro, eccola qua. Lei ogni tanto fa il suo ingresso, un po' di culino, bubum, vabbè. E niente, detto questo, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like, se vi piace questo genere di video iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video, ciao!